cosa che sai che non potrai raggiungere fin quando sarai tutto tranne che te stesso. E sai che ciò di cui hai bisogno non è quello che hai, che forse un giorno o l'altro poi ti perdonerai per avere messo via te stesso. Che sei senza fingere e mai doverti arrendere per essere chi sei. No, non sarà sempre facile, ma non ha senso essere qualcosa che non sei. Che precede tutto quello che sai, per non dover rischiare di distruggere ciò che hai protetto e sai che proteggerai. Ma in fondo no, non vale più la pena sostenere l'idea che ciò di cui hai bisogno non è quello che hai, e ti ringrazierai, ti ringrazierai. Allora eccoci, siamo pronti, iniziamo. Ufficialmente parte lo speciale Virginio di questa sera, qui ovviamente dai microfoni di Radio Antenna Musica, in studio in diretta Lorenzo e Rita. Ciao Rita. Ciao Lorenzo, ciao a tutti i virginauti. Ok, allora è un altro dei nostri grandi appuntamenti che noi insomma di tanto in tanto realizziamo per tutti coloro che amano il nostro grande Virginio, i suoi fan che sono tantissimi in tutta Italia. Ebbene, questa sera è l'occasione buona per parlare ancora una volta di Virginio. Perché abbiamo iniziato con questo brano? Sei. Abbiamo iniziato con questo brano perché è un brano al quale i virginauti sono molto legati e a cui Virginio stesso tiene molto, perché soprattutto in questo ultimo periodo in cui sembra che la società faccia molta fatica ad accettare le diversità di qualsiasi genere, e allora questo brano sottolinea l'importanza di essere sempre se stessi, anche quando si incontrano delle difficoltà, anche quando gli altri non ci accettano, perché appunto come dice la canzone non ha senso essere altro da se stessi. E quindi ecco, ci tenevo particolarmente in questo periodo perché sento molto questo tema di scarsa accettazione da parte della società degli altri. Sembra quasi che abbiamo paura di affrontare e di vedere che il nuovo, che la diversità non è una cosa, una condizione che porta a peggiorare la società, a peggiorare gli altri, ma anzi le diversità ci aiutano a stare meglio e a vivere più in armonia tra di noi. Per questo diciamo ho voluto iniziare con questa canzone. Bene, è giusto quello che tu hai detto ed era bene appunto puntualizzare e chiarire bene questo concetto. E ancora abbiamo in sottofondo questo brano. Allora organizziamoci un po' in quello che dobbiamo fare in questa serata. Ci sono moltissime fan da tutta Italia che sono collegate in streaming appunto cliccando www.radioantennamusica.com e ci stanno ascoltando tramite il telefonino, tramite il tablet o tramite il computer, dal PC, insomma da tutta Italia. E ecco, poi sarai tu a dare il via per le telefonate, infatti ognuno potrà partecipare telefonando allo 0771 036 056 e esprimere il suo pensiero, il suo giudizio appunto su Virginio. Noi questo vogliamo, no? Certo, sì, aspettiamo un attimino, magari le telefonate le facciamo partire tra qualche minuto, quindi se tutti i virginauti magari aspettano il nostro via. E io invece direi magari di proseguire con un brano molto, molto intenso e che Virginio ha scritto per Laura Pausini. Questo brano è Dove resto solo io e Virginio lo ha cantato all'Arena di Verona con Laura Pausini, e naturalmente questa non è un brano inciso, quindi questo audio che noi adesso ascolteremo è un audio tratto proprio da quella serata, quindi diciamo se c'è qualche imperfezione ce ne scusiamo. Ce ne scusiamo, ma insomma è stato registrato così come si può ben capire dai telefonini, per cui sicuramente si sentirà qualche imperfezione, però ci tenevo particolarmente
particolarmente, perché per noi insomma è stata una serata molto bella, una serata molto intensa, e insomma vedere che Virginio duettare all'Arena con Laura Pausini, poi c'era una pioggia incredibile, e per cui insomma è stato veramente un momento molto intenso, quindi direi di ascoltare questo brano. Va bene, allora ascoltiamo questo brano e poi continueremo a parlare di Virginio. Buon ascolto, sempre con Radio Antena Musica ovviamente. Applausi giustamente finali per questa canzone inedita che abbiamo ovviamente ascoltato, inedita dal punto di vista appunto della situazione in cui è stata registrata. Rita, allora parliamo un po' di Virginio, delle collaborazioni, insomma di quello che sta facendo in questi ultimi tempi, visto anche appunto l'esempio con Laura Pausini, no? Sì, come ti ho anticipato l'altro giorno per telefono, Virginio ha scritto due brani per Laura Pausini, uno è questo che abbiamo appena ascoltato e l'altro è Limpido, che insomma tutti e due i brani sono stati portati da Laura Pausini in tutto il mondo e sono state insomma prime in classifica in tutte le hit. E tra l'altro Laura ha duettato con artisti diciamo internazionali su tutti e due i brani. Poi sappiamo benissimo che insomma Virginio ha scritto per Paola e Chiara, per Chiara Galeazzo, ha collaborato con Elisa con un brano per Francesca Michelin.
E poi abbiamo, diciamo, l'ultimo singolo di Raff, Rimani tu, che appunto, insomma, è stato scritto da Virginio insieme ad altri autori, ed è un brano che sta avendo molto successo, ed è appunto un singolo dell'album che ancora dovrà uscire di Raff. E anche questo brano è molto amato dai Virginauti, e per cui, ecco, in questo, diciamo, percorso Virginio, sia come autore che come cantautore, perché, come ti ho detto già l'altra volta, sta lavorando sul suo quarto nuovo album disco. Esatto, e sta riscuotendo notevole successo, perché comunque è uno degli autori più richiesti a livello nazionale e internazionale, perché tra l'altro è stato chiamato già due volte a New York per collaborare con autori che hanno scritto per Norah Jones e Celine Dion, quindi stiamo parlando di autori, diciamo, di rilievo, e credo che non vorrei sbagliarmi, ma forse è il non so se altri italiani siano stati abbiano avuto, diciamo, queste collaborazioni di questo genere, non vorrei dire magari una cosa errata. Certo. Però diciamo, se non è il primo, è uno dei pochi che stanno avendo queste collaborazioni davvero importanti, per cui magari, ecco, questo lo dico anche per tanti fondani che magari ci ascoltano in questo momento e che non vedendo magari Virginio in televisione o in tanti altri programmi possano pensare che Virginio non stia lavorando. Invece non è così, perché c'è un grosso lavoro dietro, ci sono tanti successi che sta avendo, tanti riconoscimenti, e per cui veramente in quest'ultimo periodo ha pochissimo tempo, perché è sempre in studio. Certo. E insomma, noi siamo molto orgogliosi di questa cosa, e quindi dobbiamo anche sfatare il mito che chi fa musica deve stare per forza in televisione, perché non è così, cioè, ci sono molti modi per fare musica e per continuare la carriera, diciamo, artistica, e con delle scelte anche coraggiose, perché mirate. Sì, scelte mirate e scelte anche coraggiose. Quindi, insomma, il suo percorso va avanti alla grande, e i risultati li sta anche ottenendo, appunto, con i grossi successi di questi grossi artisti italiani, che, insomma, e anche stranieri, che, insomma, cantano le sue canzoni, e questa è una cosa molto molto importante. Certo. Senti, allora, intanto che noi cominciamo con il via le telefonate, ascoltiamo ancora un'altra canzone? Sì. Quale? Io direi di ascoltare Non ha importanza, perché è uno dei brani con il Virginio è stato conosciuto da molti proprio con questo brano, e per cui ha un anche se il titolo è Non ha importanza, però è stato importante. In realtà per noi e anche per lui è stato un brano molto importante, poi molto significativo, insomma, molto profondo come concetto, per cui direi di ascoltarci questo brano. Ok, allora ascoltiamo Non ha importanza, sempre il nostro grande Virginio. Buon ascolto. Perché ho definito il limite di quel che c'è, oltre il fiume tra gli alberi. Lasciami qui, dove non c'è normale, tanto normale è solo un limite. Forse poi guarirò, fingendo di essere un altro. Di sera col buio posso sparire da qui. Se questa notte sa lavare via di qua ogni paura, da perdere. E forse di
mistico, questo vuoto latente. Col giorno che aspetta, solo il primo passo che io farò. Se questa notte sa lavare via di qua ogni paura. Allora, una canzone bellissima, Non ha importanza, questo brano di Virginio che lo ha lanciato nel firmamento, no? Rida, giusto, no? È stato... Sì, è stato il primo brano, dei primi brani che lui, insomma, ha portato quando è entrato ad Amici, per cui è il brano con il quale molti virginauti lo hanno proprio conosciuto. Sì. E a proposito di virginauti, ne abbiamo uno in linea, anzi una, perché è una femminuccia. Pronto, Lucia? Pronto, ci sento. Ciao Lucia. Ciao. Ha detto già tutto Ita, per cui c'è poco da dire. Allora, aspetta, Lucia, tu ci chiami da Torino, giusto? No, adesso sono nel Veneto perché mi sto trasferendo, però sì, mi conoscono come Lucia di Torino. E che zona del Veneto sei, scusa? Sono vicino a Vicenza. Ah, vicino a Vicenza, benissimo. Allora, stai ascoltando la radio, quindi le canzoni di Virginia le stai ascoltando? Sto ascoltando, solo che è un po' sciasata dalla telefonata. Lì è indietro. Sì, sì, siamo in diretta, siamo in diretta. Sì. Allora, Lucia, raccontaci qualche piccola tua esperienza significativa con Virginio. Guarda, le esperienze con Virginio sono state tutte fantastiche. Io ho avuto la fortuna di vederlo tante volte, per cui insomma l'ultima perché è stata quella di Capodanno, che è stato un inizio di anno bellissimo, perché lì era Jesolo e io e mio marito siamo andati, per cui è stato bellissimo vederlo sul palco, vederlo cantare e anche come, cioè anche poterlo salutare, perché lui naturalmente, come fa sempre quando ci sono gli intermezzi, veniva fuori a salutarti, perché è una persona molto affabile, molto, insomma, vabbè. Possiamo dire che è un artista che tiene molto ai suoi virginauti. Ci fa sentire veramente parte di lui, come lui è parte di noi, d'altronde. Lucia, senti, tu quando ascolti una canzone di Virginia, cosa pensi? Cosa ti succede? Guarda, prima avevo i brividi proprio, su tutta la pelle, mentre ascoltavo sia dove resto solo io, fatta all'arena con Laura, sia le sue. Ma qualsiasi canzone, io proprio mi emoziono molto quando ascolto lui, penso alla grande voglia che ho di rivederlo, di ascoltarlo. Sono felice che lui comunque abbia scelto il suo percorso, perché è una persona comunque che non si abbassa compromessi, non dico che gli altri lo fanno, però insomma lui ha fatto quello che voleva e comunque sono felice per questo, perché so che lui così è felice, e se è felice lui sono felice anch'io. Sicuramente. Sì. Va bene. Io gli voglio proprio bene, quasi come un figlio, diciamo, perché io ho un'età un po' avanzatina. Vabbè, perché possiamo dire, Lucia, che diciamo le persone che ascoltano la musica di Virginio hanno una fascia di età, insomma, abbastanza ampia, perché prende un po' la ragazzina, appunto, fino a noi che siamo un po' più avanti con l'età, insomma. Io forse sono un po' più avanti, però non importa, io mi sento giovane quando sono figlio. Le emozioni non hanno età, Virginia, esatto. Ci regala tante emozioni, per cui le emozioni e i sentimenti non hanno età. Difatti. Va bene. Bene, grazie mille allora. No, grazie a te che hai partecipato e che hai chiamato, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo e grazie. Ci risentiremo al prossimo appuntamento con certo, va bene? Certo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
Allora salutiamo Lucia che, diciamo, come dire, ha rotto il ghiaccio, no? Sì, Lucia ha rotto il ghiaccio, adesso aspettiamo altre telefonate e magari ci aspettiamo anche la telefonata proprio da Virginio, che speriamo che sta in ascolto e che magari possa squillare il telefono e sentire la sua voce, visto che manca così tanto ai Virginauti. Intanto lo salutiamo, Virginio, se sei all'ascolto, un grosso saluto da parte mia a Lorenzo e da parte di Rita, no? Beh, certo. È il minimo che possiamo fare. Certo. Io voglio ricordare anche il nostro numero telefonico che risponde allo 0771 036 056, ripeto 036 056, il prefisso è lo 0771, va bene? Ok, allora noi andiamo avanti con Ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi è il prossimo brano che ascoltiamo e aspettiamo le vostre telefonate. Buon ascolto intanto con Radio Antena Musica. Stavolta sarò io a non voltarmi mai, a fingere che tu non ci sarai, ad aspettarmi lì contando i passi. Stavolta sarai tu a rimanere qui in questo letto senza Rita, e così finalmente abbiamo Virginio in diretta. Virginio? Pronto? Pronto, Virginio. Ciao, Virginio. Pronto, eccoci. Ci senti? sì, ci sono, vi sento. Allora, ho mantenuto la promessa. Sei un grande, e anche per tutti noi fondani che ovviamente ti amano musicalmente, è giusto sentire la tua voce. Rita. Certo, no, ciao. Lorenzo passa la palla a me per farti le domande, mi piace questa cosa, anche io sono ospite. Intanto vi voglio ringraziare perché mi fa molto piacere questa iniziativa dello speciale e tutto quanto. Sai, sono cose che comunque fanno sempre piacere, è bello sapere che anche quando sei in giro ancora in lavorazione, quindi non puoi, diciamo, proprio necessariamente essere visibile, diciamo così, però ci sono comunque questi momenti, è bello, mi fa un sacco di piacere, quindi vi ringrazio. Allora senti Virginio, a parte il fatto che poi dovrai, insomma, tutti stanno aspettando delle sorprese, io adesso non so di che cosa si tratta, insomma, okay. Quella è la cosa va più bene, importante. Va bene. Allora non so, io ti posso domandare, radiofonicamente parlando, ecco, il tuo progetto in questo momento musicale qual è? Guarda, allora, è inutile dirti che ho la bocca cucita come a doppio filo, ma perché diciamo è tutto in lavorazione, è tutto in definizione, quindi direi anche cose che sono nell'evolversi, no? Non certo. Sarebbe neanche giusto. Ti posso dire ovviamente che sto lavorando al disco, sono cambiate tante cose nel frattempo, da quando avevamo iniziato a lavorarci poi fino ad adesso, quindi ci sono anche delle cose molto diverse. Io sono molto molto gasato perché sarà un disco molto particolare, si potrebbe dire che è molto diverso, però poi dipende dai punti di vista, perché in realtà è molto simile a tante cose mie, è molto diverso da tante altre mie cose, quindi dipende. Sono andato al nucleo, diciamo così, però è ancora presto per parlarne, nel senso che poi è meglio parlarne quando è tutto ancora più definito, no? Certo, però, certo. Insomma, vi dicevo questo, che ci stiamo sicuramente lavorando senza sosta e poi io continuo sempre fortunatamente a scrivere. Tra l'altro prima di iniziare ad ascoltare in streaming la radio, perché in questo momento mi trovo a Milano, stavo scrivendo un altro pezzo, quindi questo proprio ci fa capire che non c'è un attimo di sosta.
Tranquillo. Va benissimo così. È un pezzo che potrei dedicare alla nostra radio, volendo. Anche, perché no? Vedremo poi se sarà un pezzo che canterò io o canterà un altro artista, questo poi sai, dipende, le canzoni poi ti dicono loro dove vogliono andare. Esatto. In questo senso, no? Come è stato per Raffa, anche per esempio, quindi è così. Ho capito. Rita, adesso tocca a te. Io potrei continuare all'infinito, no? Però è anche. Rita, tocca a te. Rita è molto emozionata, la sto vedendo, è emozionatissima. Dici. No, lo immagino, perché poi sai, magari c'è chi è un po' più abituato a parlare anche in radio, così, e chi. Certo. Beh, io dicevo a Lorenzo che non faccio radio da quando avevo 15 anni, per cui. Però la facevi a Radio Antenna Musica. La facevo anche a Radio Antenna Musica, sì, esatto. Hai già comunque un precedente. Sì, è tornata a casa. E io sembra che con gli incontri torno sempre a casa, chissà, evidentemente. Esatto. C'è questo filo conduttore. E niente, Virginio, visto che non puoi annunciarci nulla di nuovo, di già quello che sappiamo sul nuovo CD, magari ci puoi raccontare come è stata questa esperienza di scrivere per Raff, visto che hai collaborato anche con altri autori per questo pezzo. E è stata una cosa che è nata più o meno per caso, nel senso che io mi trovavo a Firenze con questa bravissima autrice che si chiama Alessandra Flora, con cui io scrivo, e c'era anche un'altra artista meravigliosa che è Chiara Civello, e ci siamo ritrovati a Firenze su questa terrazza di casa sua, insomma bellissima, avevamo Santa Croce davanti, insomma era uno scenario molto bello, e abbiamo scritto questa canzone. Dove poi diciamo poi la lavorazione è andata avanti, quindi si è aggiunto anche Luca Vicini, che per chi non lo sapesse è il bassista di Subsonica, con cui abbiamo lavorato anche in questo senso sul pezzo, e poi ovviamente è riuscito ad arrivare a Raff, e insomma con nostro grande piacere. Inizialmente ci avevano detto appunto che Raff ci aveva detto che sarebbe stato nel disco questo pezzo, poi avevamo lavorato al testo, insomma tutta una serie di cose, e poi invece ci hanno dato proprio la notizia che sarebbe stato il singolo successivo. Io tra l'altro non ho seguito Sanremo perché ero a New York, comunque non l'ho seguito come si dovrebbe seguire, insomma. Però appunto so tutte le vicissitudini. Sì, c'è stata anche una piccola polemica. Esatto, tutta un po' quella questione lì, quindi in realtà io sono stato contento di sentire da parte di Raff e del suo staff e di tutti quanti grande entusiasmo anche su questa canzone, perché ci tenevo molto. Lui è un artista che mi è sempre piaciuto tanto, è un artista che abbiamo sempre ascoltato a casa, e quindi mi ha fatto piacere. Certo. Allora, prego Lita, Virginio, visto che hai parlato di New York, puoi raccontarci qualche cosa? Sì, hai ragione, scusa, perché io poi dovete sapere che io divento prolisso e mi perdo. No, a noi ci fa piacere che tu diventi prolisso, Virginio, cioè non ti preoccupare, cioè continua pure. In realtà poi io mi perdo nelle chiacchiere. No, niente, insomma, c'è stata questa esperienza di febbraio, sono andato a New York appunto a lavorare con questi autori americani. Era stata una prima prova, perché non era scontato comunque il fatto di riuscire a scrivere insieme con persone che non hai mai visto, che sono dall'altra parte dell'oceano, che parlano un'altra lingua, insomma, cose che magari per me sono scontate, però per altre persone no, no? Quindi abbiamo fatto questa prova, è andata molto bene, abbiamo scritto dei pezzi fortissimi secondo me, secondo noi, secondo tutti quanti, insomma secondo chi li ha ascoltati, e quindi poi ho deciso, quando sono andato invece a San Francisco alla fine di aprile per cominciare a lavorare al disco, abbiamo la produzione, diciamo, poi ho pensato in realtà di fare questa sorta di virata, quindi di tornare a New York, perché avevo possibilità di scrivere ancora con questi autori e anche con degli altri autori, quindi ho colto l'occasione, sono tornato e spero di tornare ancora spessissimo, perché è una dimensione che mi piace moltissimo, perché ti lascia anche molta libertà, poi il fatto di poter usare la lingua inglese, non sto dicendo questa cosa a caso,
di poter usare la lingua inglese è sempre bello, perché hai la possibilità di lasciare ai generi musicali e alle canzoni il loro nucleo reale, cioè di come nascono. Non so se sto facendo troppa filosofia, eh? No, assolutamente. Però, assolutamente. Però comunque, per dire, nel senso, ci sono delle canzoni che hanno bisogno di una lingua e altre canzoni che ne hanno bisogno di un'altra. Esatto. Questa esatto. È un po' la mia idea. Diciamo. No, è poi giusto. Poi si possono fare tante cose, e ovviamente possono riuscire lo stesso, però diciamo questa è un po' la mia idea iniziale, questa è l'idea su cui sto lavorando. E quindi lavorare a New York con questi autori è stato bello anche per questo, poi appunto, come sentivo prima Rita che ne parlava, ho lavorato con questo autore Andy Marvel, che ha scritto un sacco di canzoni insieme a Celine Dion, quest'altro autore invece che si chiama Dimitri, che ha scritto canzoni per Moby, per altri artisti, quindi anche una varietà di stili musicali. Jesse Harris, che ha scritto per Norah Jones, ha vinto dei Grammy con lei, insomma tutta una serie di cose che per me sono fantastiche e importanti anche. Sì, assolutamente. Virginia, però nel discorso che hai fatto, visto che sì. A un certo punto hai detto, e non lo dico a caso, non mi puoi fare questa domanda adesso. No, non te la faccio, non rispondere, però magari un piccolo indizio abbiamo avuto, quindi non faccio domanda. Ci fermiamo qui. Diciamo, senza, è una constatazione, dai, non è una domanda. È una constatazione. Ecco, okay. No, poi mi cioncano le mani. No, è soltanto una mia constatazione, tu non hai detto nulla, però non potevo approfittare del fatto che tu hai detto che, insomma, non lo dico a caso, quindi ho sottolineato questo che tu hai detto, non lo dico a caso, tutto qua. No, ma guarda, sei molto gentile in realtà, perché un giornalista mi avrebbe massacrato se avessi soltanto accennato a una cosa. Ma io non sono un giornalista, esatto. Io sono una virginauta, per cui non posso, diciamo, andare magari, capisco che magari ti potrei mettere in difficoltà, perché capisco che un artista che sta lavorando sul suo CD non può magari parlare prima. Poi questo è un progetto, lasciamelo chiamare così, perché oggi il concetto di disco è un po' passato, no? Sì. Quindi diciamo questo è un progetto, questo è un percorso molto, molto variegato e molto ampio, che ha preso respiri da diverse parti, si è evoluto nel tempo, perché poi, sai, uno scrive della musica, poi si rende conto di tante cose che ha intorno, di cose che cambiano e di quello che io sento di aver bisogno e sento di aver bisogno di dare alle persone. Quindi, guarda, leggevo un'intervista bellissima di Marrakesh ultimamente, che è uscito adesso con l'album Status, dove parlava proprio di questa cosa, del fatto che aveva cominciato a lavorare al disco, gli chiedevano come mai fossero passati 4 anni, no? E lui diceva appunto che aveva iniziato a lavorare al disco, però poi ha visto che in realtà sentiva un bisogno diverso di fare le cose anche in base a quello che gli accadeva intorno, no? Perché sennò poi facciamo delle cose preconfezionate, quando devono uscire escono, punto. Certo. Mentre se, credo che un vero artista in generale, adesso non mi voglio definire tale, però in generale un vero artista, o comunque uno che vuole, una persona che vuole maneggiare l'arte, deve far sì che quello che fa sia arte, no? E quindi non deve necessariamente rimanere fossilizzato o decidere di fare una cosa in quel modo perché adesso va di moda così, perché tutti fanno questa cosa qui, perché il mercato chiede questo. A maggior ragione io credo che a un certo punto tu devi cambiare sempre rimanendo te stesso, per carità, però devi riuscire anche ad interpretare quella che è la realtà che c'hai intorno, perché sennò siamo tutti uguali. Uh-huh. Sennò un artista è uguale a un altro. Certo. No, ma infatti noi questo vogliamo te, che non sei uguale agli altri, che non sei uguale a nessuno, quindi continua così. Io non mi sento uguale agli altri, quindi. No, ecco appunto, ma noi non per, tu lo sai che anche i virginauti sono speciali, no? Perché certo. Voglio dire, siamo speciali anche noi e quindi siamo orgogliosi del percorso artistico che tu hai intrapreso e anche se ci manchi terribilmente, che non vediamo l'ora, insomma, che questo lavoro esca. È reciproco.
Certo, lo capisco, però anche se voglio dire, se, è se dovesse essere necessario aspettare ancora, per noi lo sai perfettamente che non è un problema, perché capiamo, cioè ti stiamo, è come se stessimo camminando con te in un certo senso, no? Quindi questo percorso che tu stai facendo, noi lo stiamo facendo con te. E, ma questo è bellissimo e non è, soprattutto non è scontato, perché io mi rendo conto che non è scontato che delle persone ci siano sempre, no? Ma in generale, questo vale in generale, sì, nella vita. Poi, forse qualche tempo fa ho pubblicato anche una frase di questo tipo, no? Che in realtà chi veramente ti ama ti sa aspettare, no? Sì, e infatti mi ha colpito molto quella frase. Colpito nel segno. Sì, beh, ma è così, effettivamente è così. E vabbè, tu sai che noi siamo sempre con te, perché ti amiamo come artista, però in questi anni che abbiamo avuto modo, diciamo, di conoscerti tramite la tua musica, tramite anche il tuo percorso artistico, perché le scelte che uno fa artisticamente ti fanno capire anche che persona hai di fronte, per cui ti amiamo anche come persona, cioè approviamo, io insomma che parlo con diversi virginauti, so che tutti quanti approvano, sono contenti delle scelte che tu stai facendo, e per cui, ma anche se pesa un po' questa lontananza, questa mancanza, guarda, però siamo contento, proprio contenti. Sono contento di questo, perché poi ovviamente quando ci saranno le nuove canzoni e tutto quanto, ci sarà modo di parlarne meglio, però ovviamente io ho fatto delle mie scelte, che sono sicuramente diverse da scelte di altri, sono scelte fatte in conseguenza a situazioni che ho vissuto e tutto quanto, quindi ripeto, non è scontato che gli altri in generale possano capire, e neanche chi ti ama necessariamente deve poter capire. Io spero sempre che sia così, no? Però non lo do mai per scontato. Esatto. Vabbè, che tu non lo dai per scontato è bello, però noi ci siamo, ti amiamo e saremo sempre con te, per no, cui... Ma guarda, lo so, io non lo do per scontato non perché non credo che possa accadere, ma perché... No, ma ho capito quello che volevi dire. No, ho capito perfettamente. È giusto che tu non lo dia per scontato, come anche noi da quest'altra parte non dobbiamo dare per scontato che tu ogni tot mesi devi fare un CD, un progetto, non so come lo vuoi chiamare, per cui diciamo è un questo amore che si è instaurato tra te e noi virginauti è, diciamo, una cosa reciproca, no? Una volta aspetti tu a noi, una volta aspettiamo noi a te, è un camminare insieme, no? Stiamo camminando insieme, perché magari capita che pure qualche volta tu debba aspettare noi, perché a volte siamo insofferenti, quindi voglio dire, è una cosa reciproca. Io spero anche che insomma questo bellissimo gruppo che portate avanti, che avete creato, che si chiama Fondi con Virginio, sì, sia anche contento di questa ufficialità che adesso abbiamo dato, che poi è soltanto una parola, però so che può significare tante cose, però per me è un gruppo ufficiale, nel senso che è un qualcosa di realmente nostro, mio, no? Insomma, ci tenevo, certo, a ribadirlo. Beh, noi siamo, tutti noi del gruppo siamo, diciamo, orgogliosi e siamo molto contenti di questo, di questa ufficialità, insomma, no? E a proposito... Siete un punto di riferimento anche per chi, insomma, cerca informazioni, notizie sulla mia musica, sulle nostre cose, insomma. Certo. Senti, scusa, e a proposito di questo, visto che ci sono tantissimi, sì, virginauti in questo momento che ti stanno ascoltando in tutta Italia, di questo, sì, ne siamo anche contenti, anche perché abbiamo ufficializzato con Rita Radio Antenna Musica, la radio ufficiale del gruppo Fondi con Virginio. No? Esatto. Per noi è anche un manto questo, ecco. E che beh, cosa vuol dire? Ne sono contento. Che cosa vuoi dire a tutti i fan che in questo momento, insomma, sono in ascolto? Ma sai cosa si può dire? Si può dire che, non dando per scontato niente, io sono felice di questa attesa che facciamo insieme, però insomma si sta facendo il possibile per arrivare dove bisogna arrivare nel modo giusto, diciamo così, quindi adesso ci saranno ancora delle attese, ovviamente tutto quanto, però si sta, nessuno è mai fermo, sto lavorando al disco come non mai, soprattutto in questo momento. Ho capito. Insomma, i viaggi anche, San Francisco, New York, esatto, sono la prova. Quindi giornalisticamente parlando posso usare, stai sul pezzo, giusto? No, sul pezzo.
esatto. Sto sui pezzi, diciamo. Stai sui pezzi, bravo, così. Va bene, comunque una domanda che tutti ti vorrebbero fare, ti vorrebbero sentir cantare, giusto Rita? Beh, questo più è ovvio, bella, che tutti lo vorrebbero sentir cantare. Vabbè, ma ci saranno dal vivo ovviamente. Certo, ci saranno occasioni. Ci stiamo lavorando. Sì, 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 assolutamente. No, adesso poi tra le altre cose, ora vi dico questa cosa e vi saluto. Certo, certo. Rita, in rappresentanza appunto del gruppo Fondi con Virginio, vi dirà che cosa hanno pensato. E che cosa hanno pensato e cosa potrebbe succedere, insomma, che stanno organizzando. Io ne sono molto felice, quindi poi adesso vi racconterà lei. Va benissimo, allora dal momento da adesso in poi pendiamo dalle labbra di Rita, giusto? Allora, prima ascolteremo un altro brano e poi parleremo anche di che quest'altra brano, cosa. Che brano adesso? E, adesso c'è Alleluia. Ok. Lo vuoi annunciare tu, Virginio? Ma l'avete già annunciato, quindi in realtà... Vabbè, però se l'annunci tu... A noi ci fa ha un piacere. Altro sapore. Un annuncio da Radio Antenna Musica. È l'Alleluia piano e voce, eh? Sì, esatto. Allora, l'Alleluia piano e voce, da Virginio. Va bene, facciamo così. Ok. Grazie, Virginio. Grazie mille a voi. Ciao, Virginio. Ciao. Buona continuazione, io vi ascolto. Certo, in grazie, bocca al lupo. Ciao. E al prossimo appuntamento. Ciao. A voi, grazie ancora. Ciao. Fondi di saluta. Ciao, Virginio. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this. The foe, the fear, the minor foes, a major leaf, the buffalo king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on a marble arch. But love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Allora, io direi di fare un applauso perché è una canzone veramente molto, molto, molto bella, molto dolce, beh, spettacolare, no, Rita? Beh, poi voglio dire, l'interpretazione di Virginio per noi è... adesso non è perché sono, voglio dire, una virginauta sfegatata, possiamo dire, però non lo so, io quando la sento questa canzone interpretata da altri artisti, posso anche dire che la interpretano bene, che la cantano bene, che insomma, però quell'emozione, quel brivido non lo senti? No, non lo sento. Come lo hai sentito adesso? Sì, no, giusto. Non lo sento con gli altri. Penso che lui interpreti questo brano in una maniera unica. Non ho trovato ancora nessuno che riesca ad interpretarlo meglio di lui. Ed è vero. Sì, è la ci verità. Mette veramente la passione, l'anima, tutto, no? Diciamolo. Beh, diciamo che lui, oltre a scrivere, voglio dire, ad avere una scrittura molto elegante, molto sensibile, molto profonda, ha un'interpretazione che poi ti fa arrivare il pezzo e in una maniera completamente diversa, che ti prende proprio l'anima. Certo. Per cui, voglio dire, a me questo è quello che provo io, che sento io, e che penso che sentano anche gli altri virginauti con i quali mi confronto, insomma, ogni giorno. Per cui... Sicuramente. E a proposito di questo, vorrei ricordare il numero telefonico 0771 036 056. Chi vuol telefonare per dire la sua può farlo. Abbiamo ascoltato Virginio, ci ha detto tante cose bellissime. Rita fra poco vi dirà qualcosa di molto importante. Io ancora non so di che cosa si tratta, ma è la famosissima sorpresa, la ciliegina sulla torta di questa bella serata, musicalmente parlando. Giusto, Rita? Sì, sì. Ok. Ascoltiamo un altro brano e poi sveleremo questa... L'arcano. Sorpresa. Va bene, allora ascoltiamo Mai, giusto? Sì, esatto. Buon ascolto sempre con Radio Antena Musica, da Fondi. E non mi basteranno gli occhi lucenti che ho per vedere dove arriva la notte. E non mi basterà quest'aria da timido che con il buio si nasconde. E così arriverà la sera che porterà via quel che resta dei miei occhi. Distante anni luce da qui. Allora, Rita, arrivano telefonate, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Ecco, chi sei? Sono Giuseppe, chiamo da Bari. Giuseppe che chiama da Bari. Ciao Giuseppe. Ciao Rita. Allora Giuseppe, senti, la domanda che io ti faccio, hai ascoltato quello che ha detto Virginio? Sì. Sei rimasto soddisfatto? Sì, sì, sono, ma diciamo che siamo sempre soddisfatti perché...
ci dà molte soddisfazioni, quindi. Senti, vuoi replicare in qualche maniera quello che lui ci ha detto? Non lo so. Lui adesso ti sta ascoltando, Sì. E niente, allora, un attimo che abbassi il volume, se no sento. Sì, tanto ci sento. Doppio. Sì, niente, volevo dire che, insomma, avete detto tutto voi quasi, diciamo, quindi io mi aggrego al pensiero di tutti, quindi non lo aspettiamo, stiamo aspettando, stiamo facendo questo percorso da anni, quindi andiamo avanti con lui, lottiamo, non molliamo niente, sappiamo che è difficile in questo ambiente, però noi ci siamo. Bisogna resistere. Perché poi sai, Lorenzo, che cosa è accaduto, no? Sia il discorso che facevo prima tra noi Virginauti e Virginio, però anche proprio tra di noi, cioè si sono creati dei legami, e Giuseppe non ci siamo neanche forse mai visti, però ci parliamo continuamente tramite i social, scambiamo tante idee, tante cose, ma non solo con lui, con molti Virginauti sono nate delle amicizie veramente profonde. Con qualcuno abbiamo occasione anche di vederci più spesso, con chi è più lontano magari capita più raramente, però ecco, Virginio c'ha veramente, io anche di questo forse non lo finirò mai di ringraziare, perché penso, vero Giuseppe, di condividere un po' anche il vostro pensiero, perché queste cose ce le siamo sempre un po' dette, che tutti i virginauti sono contenti delle amicizie che sono nate tra di noi, quindi è nata una grande rete, una grande unione, dei grandi rapporti, insomma, con persone, poi siamo completamente diversi l'uno dall'altro, ma uniti da questa musica. Sì, diciamo, sono d'accordo, perché c'è, diciamo, un senso di appartenenza, diciamo, io preferisco chiamarlo così, senso di appartenenza, una famiglia, quindi andiamo tutti verso un percorso mirato, e quindi siamo tutti lì insieme. È vero, hai detto bene, una famiglia, lo diciamo sempre, no? la family virginauta. Comunque aspetta, Giuseppe, è doveroso farlo, Virginio ci sta ascoltando in questo momento, vuoi dirgli qualcosa di personale? Lui ci sta ascoltando. Niente, che gli posso dire? Che mi manca, ci manca, quindi spero che possa fare più presto questo album, così possiamo riunirci tutti, perché comunque alla fine è anche un modo per poterci aggregare e fare delirio, sano delirio per l'Italia, quindi lo devo ringraziare per le amicizie che mi ha fatto coltivare, grazie a lui ho conosciuto gente fantastica, poi se mi consentite vorrò salutare un po' di persone, velocemente. Come no? E niente, mi ha fatto incontrare belle persone, quindi al di là della musica, perché io l'ho seguita tanto dal 2006, quindi è un po', cioè, dagli inizi, e quindi sono cresciuto tra virgolette insieme a lui con la sua musica, e quindi sono contento per quello che mi ha dato, penso di aver dato tanto, stiamo dando tanto noi, e daremo ancora tanto, perché abbiamo tanto da dare, quindi ci aspettiamo un bel disco carico, un bel tour, cose che noi siamo fieri di lui, quindi vogliamo essere orgogliosi di lui sempre. Va bene. Aspettiamo il suo lavoro. Allora senti, noi Rita lo salutiamo, Giuseppe. Sì, Giuseppe lui voleva salutare qualcuno, però. Vuoi salutare Giuseppe? Sì, niente, volevo ringraziare la radio, innanzitutto, perché sentire Virginia in radio è sempre qualcosa di bello, quindi è importante anche che la gente, tutta Italia, ascolti la tua musica, quindi grazie per questo. Scusa Giuseppe, oggi Virginio ha ufficialmente ufficializzato che Radio Antenna Musica è la radio ufficiale del gruppo Fondi con Virginio, quindi siamo tutti contenti. Quindi nel cuore, per me questa radio è nel cuore, quindi da oggi. Grazie. E quindi niente, volevo ringraziare voi, volevo ringraziare Fondi con Virginio, perché è sempre operativo, sempre attivo, sempre sul pezzo, anche questo gruppo. Stiamo facendo delle video in pagina, quindi un saluto a tutta la famiglia che sta lì in pagina a scatenarsi, un saluto alle mie compagne di viaggio pugliesi, che loro sanno, un abbraccio grande a chi ho conosciuto e a chi voglio bene, anche alla mia fidanzata che ho conosciuto grazie a Virginio, grazie alla sua musica. Quindi grazie, un abbraccio, ti aspetto, perché voglio dargli questo abbraccio dal Piper, da Roma, quindi. Va benissimo. Quindi da un po' di anni che sto aspettando di poterlo abbracciare, lui sa. Ok, allora noi ovviamente speriamo che Virginio possa, però insomma c'è qualcosa che bolle in pentola, tu resta in linea
e continua ad ascoltarci, perché Rita poi dovrà dire qualcosa di molto importante, va bene? Sì, aspettiamo questa sorpresa. Ok, allora noi intanto ti salutiamo, giusto Rita? Sì, ciao Giuseppe. Ciao, grazie per l'opportunità. E ci risentiamo al prossimo appuntamento con uno speciale Virginio. Ciao Giuseppe, bene, ciao. E saluti a tutta la Puglia. Allora Rita, salutiamo, appunto abbiamo salutato anche Giuseppe. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare una canzone, se non sbaglio, no? Giusto? Allora mandiamo una canzone. Allora tu mi avevi detto dovrebbe andare in onda Davvero. Sì. Io ho trovato un Davvero audio. È esatto, questa. Quindi sono. Voglio solo dire due. Sto sul pezzo anch'io. Stai, no? Sul pezzo anche tu. No. Voglio dire soltanto due parole, così poi subito dopo questo pezzo, perché mi sembra proprio poi tutto un collegamento con quello che dovrò dire dopo. Quello che ascolteremo, questo brano che ascolteremo, Virginio l'ha cantato il 1° febbraio qui a Fondi a Palazzo Caetani, perché in occasione del suo compleanno, che è il 31 gennaio, noi come gruppo gli abbiamo preparato una sorpresa, per cui lui, pensando di andare a visitare una mostra, invece si è trovato con Palazzo Caetani cremito di persone, e ad accoglierlo c'erano dei giovani ragazzi fondani che lo hanno accolto sulle note di Limpido, e c'eravamo tutti noi virginauti, perché sono già 2 anni che il gruppo, in occasione del suo compleanno, cerca di raccogliere una somma di denaro poi da dare in beneficenza, e quest'anno abbiamo deciso di appunto di raccogliere questi soldi e di donare degli strumenti musicali alla Scuola Media Garibaldi di Fondi. Cerchiamo sempre che poi, ecco, ci sia un collegamento tra Virginio e Fondi, perché ecco, io ci tengo molto a precisare questa cosa, che Virginio vive oramai da moltissimi anni a Milano e poi spesso gira per lavoro, però è molto legato alla sua terra, è molto legato a Fondi dove è nato, è molto legato a Sperlonga perché la mamma è di Sperlonga, e per cui lui anche sui social continuamente, comunque quando può, parla di Fondi, parla di Sperlonga, parla di quella che è la sua terra, di quelle che sono le sue origini, e questo legame è molto, molto forte, molto importante, ed è importante anche per noi virginauti, ma non solo virginauti fondani, anche virginauti del resto d'Italia, perché certo, si sono legati molto a questa terra. Tutti i virginauti amano moltissimo Fondi e ci ritornano volentieri anche quando non c'è Virginio, certo, perché veramente si è instaurato veramente un legame anche con questa terra. E quindi Virginio, che tra l'altro non sapeva niente, il 1° febbraio a Palazzo Caetani c'è questo meraviglioso pianoforte a coda, per cui lo abbiamo invitato a cantare qualcosa, e lui ci ha regalato questa interpretazione, che quindi non esiste incisa da nessuna parte, e noi la mandiamo in onda adesso, la mandiamo in onda perché è veramente una interpretazione bellissima di Davvero. Quindi Radio Antenna Musica diventa ancora più esclusiva in questo caso. Certo. Grazie Rita. Thank you.
Allora, davvero una canzone dolcissima, anche questa molto bella. Ci scusiamo però un attimino, anche se insomma l'audio non è perfetto. E beh, non è un pezzo inciso, per cui anche insomma, questa è una ripresa fatta, diciamo, live proprio, quindi però ci tenevo particolarmente a questa interpretazione, anche perché con quello che adesso dirò mi sembra. Scusa, lo volevo dire perché io avevo pronto il pezzo originale, davvero quello tratto dal suo album Virginio, il primo album. Sì, esatto. E tu mi hai detto: no, devi mettere questo particolare. Sì, esatto. Perché c'è un motivo, insomma. C'è un motivo, e poi anche perché, come diceva anche prima Virginio, no? Le cose evolvono, no? Esatto. Per cui anche le interpretazioni di un pezzo evolvono in base a quella che poi è la storia dell'artista, della persona, del momento in cui si vive. E quello è stato un momento molto, molto intenso. Allora, siamo arrivati al punto. Siamo arrivati alla sorpresa. Esatto, perché adesso, dopo quello che tu dirai, ci aspettiamo qualche altra telefonata per sentire il commento post notizia, giusto? Certo. Allora, Svegliamo, che cosa, svegliamo l'arcano. Che cosa si è pensato? Ed è per questo che mi sembra un continuo un po' con questa sorpresa che abbiamo fatto al regalo. Visto che Virginio, diciamo proprio subito dopo la sorpresa del regalo, dopo un po' ha ufficializzato il gruppo, e visto che da diverse settimane molti virginauti scrivono in pagina ufficiale che Virginio manca terribilmente, allora abbiamo pensato come gruppo di contattare lo staff di Virginio e per vedere se Virginio poteva rendersi disponibile per un incontro virginauta, ma naturalmente aperto a tutti, e se questo incontro poteva essere fatto a fondi. E Virginio ha accettato, quindi lo staff ci ha fatto sapere che Virginio si rende disponibile. Perfetto. Per questo incontro. Certo. E quindi adesso il gruppo è in fermento. È in fermento, perché comunque dobbiamo vedere. Allora, scusa, quando io ho chiesto a Virginio: Virginio, vogliono sentirti cantare? Lo sentiremo cantare. Appunto, quindi lo sentiremo cantare, perché insomma in questo incontro sicuramente Virginio ci regalerà dei momenti importanti con le sue interpretazioni. E naturalmente adesso bisogna organizzare questo incontro, e naturalmente non sono cose che si possono anche improvvisare. Virginio, sì, come ha spiegato, ha molti impegni. Esatto. Molto impegnato su molti fronti, però a seconda degli impegni di Virginio, diciamo che approssimativamente possiamo dire che questo possiamo incontro, anche dire da qui a settembre ce la facciamo, da qui diciamo in autunno, in autunno, quindi potrebbe essere settembre, potrebbe essere ottobre. Ho capito. Lo staff di Virginio ci farà sapere quando, diciamo, e come, quando e come. Le date disponibili di Virginio, in base alle date poi noi dovremo anche vedere la sala qui a fondi quando sarà libera, cioè dobbiamo far combaciare un poco di cose. Però ecco, voglio dire a tutti i virginauti: tenetevi pronti, perché finalmente oggi è giovedì.
Domani, quindi da stasera, parte l'euforia per questa bella notizia. Domani si festeggerà in qualche modo, tutti a scrivere in pagina, partite già da stasera, si parte già da stasera. Ma anche da subito. Anche da subito con le telefonate. 0771 036 056. Da lunedì connettetevi, perché il gruppo si deve mettere subito in fermento, in movimento, per organizzare tutto l'evento. Quindi cercate di essere pronti. Io spero che sono convinta che tutti i virginauti sono contenti di questa bella notizia, perché insomma durante questo incontro Virginio sarà con noi, ci regalerà le sue interpretazioni e vivremo dei momenti di nuovo bellissimi. Stupendi. E fantastici. Sì, esatto. Ok, allora noi, in attesa di qualche altra telefonata, 0771 036 056, e in attesa, anzi, di niente, ascoltiamo adesso un altro brano di Virginio. Sì. E da quello che ho capito dobbiamo ascoltare Royals, giusto? Sì, esatto, è un'interpretazione che lui ha fatto di questo pezzo, sempre in acustico. Va benissimo. Allora, noi ascoltiamo Virginio con Royals e aspettiamo qualche altra telefonata. Turn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey girls dripping in the bathroom, bloodstains, balcons, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood, this kind of lux just ain't for us. We crave a different kind of buzz, let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I rule. Let me leave that fantasy. Everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood, what kind of lux just ain't for us. We crave a different kind of buzz, let me be your ruler. You can call me Queen Bee, baby, let me leave that fantasy. Oh, 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 we're better than we ever dreamed, and I'm in love with a big queen. Oh, 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 life is great without a care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It don't run no blood, this kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz, let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby your ruler. Let me live that fantasy. Allora Rita, abbiamo un'altra telefonata in diretta, la becchiamo subito. Pronto? Pronto? Pronto, ciao, buonasera. Ciao. Sara da Fondi. Sara da Fondi. Oh, abbiamo sì, anche sì, una fondana, no Rita? Ciao Sara, certo. Ciao.
Ormai sì, anche se sono originaria di Milano, però ormai 11 anni che vivo qui, quindi mi reputo condanna a tutti gli effetti. Ok, ti diamo la cittadinanza. E niente, io volevo dire che insomma siamo felicissimi, siamo due o tre virginauti qui che stiamo ascoltando la radio tutti insieme, noi ovviamente non vedevamo l'ora di sentire queste parole, insomma, di questo live, quindi insomma non vediamo l'ora. Non è, allora ci tengo a precisare che non è proprio un live, non sarà un concerto di Virginio, perché naturalmente insomma è una cosa che sta organizzando il gruppo, non lo sta organizzando Virginio, però sicuramente Virginio durante questo incontro, adesso vedremo con il gruppo come strutturarlo, anche con magari se riusciamo a fare anche noi qualche sorpresa, diciamo, a lui, quindi a nascondergli qualche cosa, sicuramente ci regalerà delle interpretazioni dei suoi brani. Adesso insomma anche insieme a staff, vediamo allo staff della pagina ufficiale, vediamo un attimino fin dove si può arrivare. Esatto, perché è proprio nato tutto, diciamo, in queste ultime settimane, per cui è tutto talmente fresco che ancora, ecco, c'era questa occasione dello speciale per dirlo, per comunicarlo a tutti, quindi mi sembrava bello, è sembrato bello allo staff di Virginio di farlo, di, insomma, di comunicarlo questa sera durante questa trasmissione. Allora, intanto... sì, no, infatti è stata una splendida notizia, poi insomma siamo contenti, almeno noi fondani, anche per tutto il resto insomma del mondo che lo segue, diciamo da tutta Italia, perché sono veramente favolosi tutti vicini. Ecco, prima abbiamo sentito Giuseppe, anzi rinnovo i miei auguri che ultimamente ci sono stati un sacco di compleanni, oggi Marco F, quindi insomma noi ci teniamo sempre in contatto con tutti e questa cosa appunto ci tiene uniti, insomma, certo, diciamo certo. Che è un altro piccolo raduno per noi, insomma, lo stare insieme in musica o senza musica, insomma, l'importante, ecco, quello che ci unisce poi è la passione per questo cantante, per questa musica che poi è nell'aria e noi aspettiamo con ansia, anche se con calma, perché ovviamente leggere che sta facendo determinate collaborazioni con grandi scrittori e cantanti, per noi arrivare, ecco, a un pubblico anche internazionale con la musica inglese, se sarà, se non sarà, insomma è tutto una cosa ovviamente che pensiamo noi. Certo, vabbè, sarà poi una quando uscirà il disco, sarà una sorpresa anche per noi e saremo felicissimi di vivere questa sorpresa. È anche giusto che non sappiamo niente prima, perché ci verrebbe a mancare, certo, poi quel gusto e quell'emozione della cosa nuova, no? Della novità. Per cui diciamo che noi virginauti poi alla fine la pensiamo un po' tutti quanti uguale, no? C'è questa attesa che, come si dice, il bello anche dell'attendere, no? È anche emozionante attendere questo nuovo lavoro. Le cose più belle poi si fanno sempre attendere. Certo, certo. Va bene. Allora Sara, penso che insomma tu sia rimasta contenta di questo speciale che abbiamo realizzato oggi. Certo, certo, ringrazio sia voi che Rita, grazie a tutti anche per l'opportunità. Ecco, volevo anche dirti che Virginia in questo momento ti sta ascoltando, vuoi dirgli qualcosa di particolare? Sì, vuoi salutare? Ho sentito prima anche la telefonata, niente, lo saluto soltanto, un abbraccio e speriamo insomma di vederci presto, di sentirci. Va bene. Allora Rita, salutiamo Sara. Sì, ciao Sara, ciao. Allora salutiamo ciao, Sara. Ciao, un abbraccio. E a lei dedichiamo la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, certo, no? E dovrebbe essere Instabile, giusto? Esatto. Allora, per Sara, Instabile del grande Virginio. Buon ascolto. Ma io non ho più
Allora Rita, scusa, ma siccome abbiamo un'altra telefonata, beh, Lucia che si chiama da Altamura se non sbaglio. Pronto Lucia, ci sei? Sì. Ciao Lucia. Allora Lucia si scusava con me perché ha una voce insomma ha un mal di gola, insomma non ha esatto. Esatto. La voce rauca, però lei vuole dare inviare un messaggio personale a Virgilio, visto che lui è in ascolto, quindi è giusto che il messaggio glielo mandi lei, no? O no? Certo. Esatto. Allora Lucia, dici tutto. Allora, volevo fare i complimenti a Virginio, scusate. No, se puoi abbassare un attimino, se puoi abbassare il, ecco, il volume della radio, infatti si sentiva la mia voce, in streaming c'è, ci sono alcuni secondi di ritardo. Infatti, sto notando quello. È normale. Stavo dicendo, volevo dire a Virginio due cose, fare i complimenti per due cose in particolare. Siccome avete mandato in onda sia Alleluia che Royals, volevo fare i complimenti per come non è mai facile confrontarsi con dei grandi artisti, dei grandi pezzi che sono già famosi, ma lui ci è riuscito a interpretarli benissimo, rendendoli suoi e, se possibile, rendendoli anche più belli dell'originale. E volevo fare i complimenti anche di aver regalato dei suoi pezzi tipo Limpido, che ormai è diventato una hit internazionale a tutti i livelli, addirittura il duetto con Kylie Minogue, di regalare dei pezzi così belli, così importanti ad altri artisti. E questo gli fa davvero onore. E poi volevo anche dirgli che noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo. E su noi può contare. Quindi sei rimasta soddisfatta della sorpresa che ti abbiamo dato questa sera? Soddisfatta? Io è che non posso urlare perché ho questa voce che non me lo permette. Okay. Altrimenti l'urlo si sarebbe sentito fin là. Lui sa quanto per noi è importante anche il contatto, il poterci parlare, il poterci confrontare, ascoltarlo parlare, ridere, anche lì in radio ascoltarlo da gennaio, per noi è stato già un grande regalo e quindi lui sa quanto piacere ha fatto anche ascoltarlo in radio, per questo nonostante la mia voce improponibile ho deciso comunque di telefonare. Brava, anche perché probabilmente, visto e considerato che ormai Radio Antenna Musica è diventata la radio ufficiale. Sentito, complimenti anche a voi, benvenuti nella family. Grazie, grazie. E quindi Virginio userà, spero, questa radio per comunicare con tutti voi di tanto in tanto, no, no Rita? A noi non può fare che piacere. Va bene, noi siamo a completa disposizione, per cui insomma le cose. Ok, un abbraccio grande a Rita. Che grazie. Ecco, voglio fare anche voglio dire anche questa cosa. Voglio ringraziare Rita e dirle che siamo orgogliosissimi di lei perché rappresenta noi Virginauti in un modo che è veramente un dono. Quindi grazie davvero di cuore Rita, lo penso davvero. Una medaglia Rita. No, nessuna medaglia, davvero. No, assolutamente nessuna. Non potevamo sperare, è stato un dono del cielo o di Virginio, non lo so, però comunque un dono. Diciamo che noi Virginauti forse alla fine abbiamo il migliore artista, abbiamo la migliore rappresentante, insomma, meritiamo il meglio. Ed anche la migliore radio, scusa. Ah, ecco, scusami. Anche la migliore radio, ognuno ha quello che si merita e brava. Noi meritiamo il meglio. Brava. Lucia, io ti ringrazio, però sai perfettamente che il gruppo è fatto da tutti noi messi insieme. Io sono rappresentante del gruppo, infatti. Vabbè, ti ringrazio. Ecco, per una volta, Rita, accetti un complimento. Va bene, lo accetto. Ok. Allora, auguro una buona serata a tutti, anche i music lovers, a Virginia e a voi. Grazie Lucia, un abbraccio. Ciao Lucia, a risentirci al prossimo appuntamento. A prestissimo, spero. Ciao. Instabile. Allora noi continuiamo ad ascoltare Instabile, no? Giusto? Sì, continuiamo con Instabile. E salutiamo Lucia che ci ha chiamato da Altamura. Sì. Non mi domando più chi sei, ormai da te. Yeah.
così abbiamo ascoltato un'altra grande, bellissima canzone di Virginio, Instabile, e ridò la parola a Rita. Sì, beh, ci voleva questo pezzo perché forse questa notizia ha creato un po' di instabilità adesso tra i virginauti. Beh, ma no? Instabilità positiva però, eh? Certo, ah. Un'instabilità positiva. Noi virginauti siamo solo positivi. Bravi, bravi, bravi. Solo bravi. Positività, le negatività le mandiamo via. Brava, brava, brava. Volevo specificare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che, perché magari qualcuno ha usato la parola raduno, non è un vero e proprio raduno. Il raduno, poi ci penserà Virginio e lo staff a fare un raduno ufficiale quando lui riterrà giusto. Questo è un incontro e una virginauta che tra l'altro saluto, Lisa, ciao Lisa, ha in pagina ufficiale proprio una sera parlando di quando poteva mancarci Virginio, quindi tutti a chiedere un live o un raduno o un incontro, lei ha usato un termine che mi è piaciuto molto e se poi per lo staff di Virginio andrà bene mi piacerebbe usarlo, diciamo, per questo incontro. Questo termine è ritroviamoci, dove appunto c'è la V di Virginio e c'è anche la parola amo, quindi è un insieme di cose, per cui ecco, questo è proprio un ritrovarsi tra noi virginauti con Virginio e tutti quelli che amano la buona musica. E quindi al più presto cercheremo, perché mi stanno già arrivando un po' di messaggi, ma quando è la data non è che non ve la voglio dire, la data proprio non la so, non la sappiamo, sinceramente non la so, e perché poi si stabilirà, lo staff ci farà sapere in base appunto a quelle che sono poi gli impegni e le esigenze di Virginio stesso. Certo. Però l'importante è che sappiamo che Virginio ci sarà, ha accettato questo ritrovarsi, questo incontro, e per cui poi sarà soltanto, insomma, da definire la data. Va benissimo. Va bene. Ok, allora abbiamo chiarito bene questo particolare e noi continuiamo ancora con un'altra bellissima canzone che mi piace tanto, 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 tanto. Beh, su questa canzone Virginio ha ricevuto i complimenti anche di Claudio Cecchetto, per cui, quindi, cioè, voglio dire, è tutto dire, no? Bene, bene, bene. Allora, si tratta di Alice, ovviamente, che ascoltiamo. Vi ricordo sempre saldamente sintonizzati sulle frequenze di Radio Antena Musica. Buon ascolto. Chiedeva di più, Alice, non devi.
Allora era Alice, Alice, non dimenticare di salutarmi, giusto? Tu devi salutare qualcuno però, eh? Sì, devo salutare innanzitutto tutti i virginauti. E lo facciamo con gioia. Con molta gioia, perché io sono veramente molto orgogliosa di far parte di questa famiglia, di questo gruppo, di avere attorno a me persone che mi aiutano ogni giorno in questo percorso. E perché se non avessi comunque l'aiuto anche delle persone che mi sono accanto, che mi sono vicine, quindi di tanti virginauti che mi consigliano, mi suggeriscono, insomma sarebbe complicato poi farlo da sola, no? Certo. Per cui voglio dire, si cammina sempre insieme a qualcun altro, quindi avere in alcuni momenti una persona che ti può consigliare, che ti può stare accanto, è sempre insomma una bella cosa. Quindi saluto tutti i virginauti in ascolto. E poi voglio fare un saluto particolare a Mela Giannini, che non so se ci sta ascoltando, che è una giornalista che io stimo molto, e lei è molto vicina a noi, al nostro gruppo. Essendo, vabbè, una giornalista musicale, segue tutti i fandom, segue tutti gli artisti, e, però in diverse occasioni ha speso delle parole veramente buone e positive su, non solo su Virginio, che lei stima molto, ma anche su noi virginauti e sul gruppo Fondi con Virginio. E naturalmente questa è una cosa che riempie di orgoglio me e riempie di orgoglio anche gli altri, perché sentir dire da una giornalista che siamo dei fan che diciamo tra virgolette si comportano in un certo modo, e questo modo per, è un modo diciamo corretto di comportarsi, e questo ci fa onore, insomma. Certo. E per cui ecco, insomma, la voglio salutare, le mando un abbraccio, non ho avuto mai modo di conoscerla personalmente, diciamo, personalmente, però virtualmente diciamo scambiamo ogni tanto delle mediamente, o meglio sì, mediaticamente, in questo momento la stai salutando. Quindi ecco, un abbraccio a Mela se ci sta ascoltando. Va bene, allora siamo arrivati alle 20:43, quindi siamo arrivati anche alla fine, no? Sì, ci fermiamo, sì. Penso che possiamo... Sì, abbiamo fatto uno speciale bello, ricco, nutrito, poi la nutrito, telefonata e la telefonata Virginia. Di Virginio, che insomma è stata la ciliegina sulla torta, inaspettata, certo. È stata diciamo una sorpresa anche per me, perché non lo sapevo che lui chiamava, e per cui insomma... Io ecco, mi sono anche emozionata, soprattutto quando tu mi hai detto chiedigli tu qualcosa, perché insomma non ero pronta a chiedere io delle cose a Virginio. No, ma, io potevo fargli un'intervista radiofonica, cioè potevo, però io volevo che insomma l'intervista, o meglio le cose da chiedere a Virginio, erano nell'ambito del vostro gruppo, perché poi penso ti ringrazio che, dell'opportunità. Che sia questa la cosa poi di cui conta, che io parlavo io e chiedevo le cose che un giornalista chiede ad un cantante, cioè esula da quello che può essere, certo, quello che il gruppo vuole, quindi certo. Perciò ho detto Rita vai tu tranquilla, io lo ringrazio perché insomma è stato molto disponibile, non era, lui ha detto che non è scontato che noi lo seguiamo sempre, però non era neanche scontato che lui telefonasse, non è scontato che lui è sempre disponibile con tutti quanti noi, perché insomma dobbiamo anche dire che lui ha un rapporto molto particolare con noi, certo. Scrive sempre sui social, insomma, e per cui spesso sta in pagina con noi, ci risponde, quindi insomma questa è una bella cosa, e neanche questo è scontato insomma da parte di un artista, perché non tutti sono così disponibili verso i loro fan, e questo te lo posso garantire io. Va bene, quindi... Niente, no, io volevo soltanto intanto di tutto ringraziare te, ringraziare tutti i fan che sono in questo momento in ascolto, volevo ringraziare Virginio principalmente, e insomma ecco, quando lui vorrà, quando voi vorrete organizzare programmi del genere... Beh, Radio Antenna Musica sarà con noi, esatto, in questo certo, incontro che faremo sicuramente con Virginio. È la radio ufficiale, per cui insomma, ne prendiamo atto e quindi ne siamo veramente grati. Niente, ringraziamo tutti. E che canzone ascoltiamo per chiudere questa bella serata, questa bella trasmissione? Chiudiamo con una canzone che a me diciamo piace molto, che è Il tempo sprecato, e anche se con Virginio non abbiamo mai sprecato il tempo. Il tempo con Virginio non è mai sprecato, però il titolo di questa canzone è proprio così, quindi io saluto Virginio, saluto tutti i virginauti, ringrazio te Lorenzo e la radio per questa opportunità che ci avete dato. Benissimo, allora anche io faccio la stessa cosa, ringrazio te Rita, ringrazio Virginio per questa bella sorpresa che ci ha fatto, e ringrazio e saluto tutti i virginauti che in questo momento spero tantissimi, ma erano in molti perché ho visto alcuni dati e
insomma c'erano molti collegati in streaming, perché noi riusciamo anche... sì, noi siamo una famiglia bella numerosa, nutrita, e di questo ne sono contento. Allora grazie a tutti voi, buonasera, e niente, mi raccomando, Radio Antena Musica porta bene, ricordatelo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ti ho perduto in un istante e ho lavorato duro per ricominciare. Non eri solamente acqua trasparente, giocare sporco era il tuo modo per tenermi qui. È stato facile abbassare le difese e fare finta di volermi meno bene. È stato come mille notti senza luce, invece eri tu. Ci sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire. Tutte le volte che non hai capito il tempo sprecato, tutte le stelle che non ho mangiato, tutti i silenzi che non hai sentito. Sempre sottovoce hanno il peso di un amore che non vale. Io volevo solo essere felice, magari insieme a te. Ci sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire. Tutte le volte che non hai capito il tempo sprecato, tutte le stelle che non ho mangiato, tutti i silenzi che non sentito, per ogni volta che ti sei tradito, il tempo sprecato con te. Non ho bisogno di ricordi, adesso so che non ti voglio qui. Non ho paura di lasciarti andare via, perché non è mai troppo tardi per imparare dagli sbagli. Adesso è tempo di rialzarsi. Ci sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire.